tutte e a tutti. In occasione della settimana civica che si è svolta dal 19 al 25 aprile, abbiamo pensato di girare questo breve video dal momento che è una settimana che è dedicata appunto all'educazione civica e in cui tutti sono chiamati a promuovere la cultura civica dei diritti e delle responsabilità e a valorizzare le esperienze di educazione civica che sono state svolte durante l'anno scolastico. Il progetto di Avis si inserisce alla perfezione all'interno di questa settimana, appunto, perché è un progetto che è dedicato alla sensibilizzazione al dono ed è rivolto alle classi quinte delle scuole superiori. Questo progetto nasce appunto con l'intento di sensibilizzare i giovani al tema del dono in tutte le sue forme, quindi non solo di sangue, ma anche di midollo osseo e di organi. È rivolto alle classi quinte perché appunto i ragazzi sono già maggiorenni e quindi hanno la possibilità di scegliere con consapevolezza di compiere questo piccolo ma grande gesto. Fino al 2019 gli incontri venivano svolti in presenza. Poi quest'anno, appunto, vista la situazione, ci siamo visti costretti a svolgerli online. All'inizio non è stato facile, abbiamo incontrato delle difficoltà, ma queste ci sono servite appunto per migliorarci e per capire quale fosse il modo migliore per trasmettere questo importante messaggio. Ciao, sono Erika Vergnani. Ciao, sono Laura. Ciao, mi chiamo Manuela Palavanchi. Ciao, siamo Marika e Stella. Faccio liceo linguistico Cevola nel Cento e sono recentemente diventata donatrice Avis. E a gennaio ho fatto la mia prima donazione di sangue. Quest'anno abbiamo deciso di aderire al progetto per donare il sangue. Sono diventata donatrice Avis a fine 2020 grazie a mio padre, che è donatore da quando aveva la mia età. Personalmente ho deciso di diventare una donatrice per una mia volontà di aiutare il prossimo e grazie al progetto dell'Avis sono stata in grado di capire meglio come funzionasse in questo ambito e anche di trasmettere il messaggio ai miei genitori, che poi sono diventati anche loro dei donatori. La prima volta che sono entrata in contatto con l'Avis è stato attraverso un progetto scolastico alle medie e nonostante allora non avessi ancora l'età per donare, ho saputo fin dall'inizio che è una cosa che avrei voluto fare molto. Io ho deciso di donare perché fin da quando ero piccola sono cresciuta con i miei genitori che donavano. Credo che donare sia una grande opportunità ed occasione che tutti, ma soprattutto noi giovani, abbiamo per poter aiutare le persone che sono meno fortunate di noi. Durante gli incontri, grazie alla testimonianza, questa persona andava appunto a dire che era stata salvata grazie alla donazione e questo mi ha spinto ancora di più a voler donare, a voler partecipare. La ritengo una cosa molto importante e personalmente credo che l'aiuto nei confronti degli altri non sia mai sufficiente. Penso quindi che gli incontri dell'Avis siano stati molto utili, anche perché ci hanno fatto capire quanto ci sia bisogno in questo momento di donazioni. All'Avis ho trovato persone veramente molto competenti, disponibili e anche molto gentili e quindi consiglio veramente a tutti di entrare nel mondo dell'Avis e di donare. Donare sangue è semplicissimo, ci si mette poco, è un'azione importantissima perché è in grado di aiutare tantissime persone e vi offrono anche la colazione, quindi se vi va, donate il sangue. Noi siamo due insegnanti dell'ISP Bassi Borgati di Cento. Il nostro istituto da più di 20 anni collabora con l'Avis per sensibilizzare i ragazzi nella problematica della raccolta del sangue. Allora, io sono qui da 16 anni e sono arrivata che questa attività era già partita da tempo e quindi era sodata. Io una cosa che ho molto apprezzato è che questa associazione negli anni si è riuscita a reinventarsi, rinnovarsi, trovando una maniera di comunicazione con i ragazzi chiara, efficace e nello stesso tempo coinvolgente ed informale. La riprova di questa cosa è che gli informatori di oggi non sono altro che gli stessi alunni che anni fa si approcciavano per la prima volta a questa cosa, quindi vuol dire che il lavoro è stato buono.
quanto riguarda il liceo Cevolani, c'è stata una buona affluenza di ragazzi al centro raccolta per effettuare gli esami da aspiranti donatori. Sono stati 36. È interessante notare come di questi 36, appunto, 21 abbiano già fatto la prima donazione. C'è stata una buona adesione anche ad ADMO e ad AIDO, rispettivamente 13 e 10. Cosa sono ADMO e AIDO? ADMO è l'Associazione Donatori di Midollo Osseo e AIDO è l'Associazione Italiana Donatori di Organi. Infatti è importante ricordare che questi progetti rivolti alle scuole sono fatti in collaborazione anche con queste due associazioni e anche con FIDAS, che è la Federazione Italiana Associazione Donatori di Sangue, come AVIS. Per quanto riguarda invece l'istituto ISIT Bassi Burgatti, nonostante il numero degli studenti sia stato maggiore, le adesioni sono state circa le stesse, 48 studenti che si sono presentati per effettuare gli esami da aspiranti donatori. Di questi circa la metà, quindi 22, ha già effettuato la prima donazione. E anche in questo caso non sono mancate le adesioni ad ADMO e AIDO, rispettivamente 17 e 13. Quindi su 18 classi incontrate sono stati 84 gli studenti che hanno già effettuato gli esami da aspiranti donatori. E ad oggi contiamo un numero di prime donazioni che ammonta a 43 ragazzi, un numero di iscritti ad ADMO di 30 e ad AIDO di 23. In conclusione, con questo breve video girato in merito alla ricorrenza della settimana civica, noi ci teniamo ad esprimere la grande soddisfazione che abbiamo provato nel vedere un così grande numero di adesioni nonostante il periodo. Questo ci ha portato a riflettere sul fatto che i giovani di oggi, e in particolare ci riferiamo a quelli del nostro territorio perché sono quelli con cui noi abbiamo interagito, hanno dimostrato con questo gesto di non essere soltanto persone isolate, ma parte di una comunità in cui vengono riconosciuti i diritti, ma soprattutto in cui dimostrano un grande senso di responsabilità, sia personale che collettiva.